Insigni Torino Germana, medaglia d'oro al valor civile per il super poliziotto che nel 92 a Mazara del Vallo sfuggì ad un agguato mafioso. A consegnargliela a Roma durante la festa della pulizia il capo dello Stato. Appello alla memoria, il consigliere comunale abbruscato interviene su una possibile alleanza tra PD e l'ex sindaco di Trapani Fazio in vista delle prossime amministrative. Sosta selvaggia, a Valderice si torna a parlare di strisce blu per debellare un malcostume che crea disagi. Erice batticuore, al via domani la manifestazione per fare di Erice una città cardioprotetta. Per lo sport, avviso aperto, Serse Cosmi suona la carica alla vigilia della sfida playoff contro lo Spezia. Magistrati e studiosi protagonisti dell'incontro di studio in programma oggi e domani a Trapani nella sala consiliare di Palazzo Dalì per affrontare la spigolosa tematica. Il servizio nell'edizione delle 14:20. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli. Dopo la pubblicità, come sempre, tutte le notizie e gli approfondimenti. Il super poliziotto che nel 92 a Mazara del Vallo sfuggì al comando dei killer corleonesi, mercoledì ha ricevuto dal capo dello Stato il prestigioso riconoscimento durante la festa della pulizia a Roma. Consegnate al questore Rino Germanà la medaglia d'oro al valore civile. La proposta era stata avanzata dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia nel giugno del 2013. A consegnarla mercoledì a Roma in occasione della festa nazionale della Polizia il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'importante riconoscimento conferito alla presenza del neocapo della Polizia, prefetto Gabrielli, e del ministro dell'Interno Alfano, e che corona una prestigiosa carriera, è stato dato al dottore Germanà, oggi in pensione, e che, come ultimo incarico fu questore a Piacenza, per i suoi straordinari meriti professionali. Negli anni Ottanta Germanà svolse vari incarichi in provincia di Trapani, sia sul capoluogo che a Mazara del Vallo, dirigendo il commissariato dove rimase fino al dicembre del 1987. Poi si trasferì alla Criminal Pol di Catania a Palermo per attività investigativa antimafia da eseguire su delega del giudice Paolo Borsellino, con cui lavorò fianco a fianco quando il magistrato diresse la procura di Marsala. I due lavorarono su omicidi di mafia, massoneria, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, scoprendo la caratura criminale dell'allora giovane Matteo Messina Denaro all'interno di Cosa Nostra, che stava pian piano prendendo il posto del patriarca Ciccio. Subito dopo l'omicidio di Mauro Rostagno, fu il primo ad indicare la pista mafiosa che, accantonata all'inizio, è stata poi, dopo tanti anni, ripresa con la riapertura del processo, giunto in questi mesi alle prime condanne, seppure in primo grado. E reperto anche grazie al lavoro giornalistico della nostra emittente, come ebbe a riconoscere pubblicamente l'allora capo della mobile di Trapani, Giuseppe Linares. Nel giugno del 1992, nonostante fosse ben consapevole dei rischi personali, tornò a dirigere il commissariato di Mazara del Vallo, territorio in cui regnavano molti dei più pericolosi appartenenti a Cosa Nostra e dove aveva già condotto indagini importanti. Nel pieno dello stragismo mafioso, per eliminarlo si mobilitò il Gota della Mafia, su disposizione del capo della cupola totorina in persona. Il 14 settembre successivo, percorrendo il lungomare di Tonnarella a bordo della sua panda di servizio, Germanà fu vittima di un clamoroso attentato, i cui autori, armati di Kalashnikov, vennero successivamente identificati con personaggi del calibro di Giuseppe Gavriano, Luca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Calogero Germanà, grazie alla propria prontezza di riflessi, notò il comando e aprì lievemente lo sportello preparandosi al tutto per tutto. Così poté rispondere al fuoco dei killer facendosi scudo della vettura. Durante la sparatoria fu ferito lievemente alla testa, ma riuscì miracolosamente a salvarsi la vita buttandosi in mare nel generale sgomento dei bagnanti che erano ancora in spiaggia. Germanà fu poi promosso primo dirigente per merito straordinario. L'Associazione Nazionale di Polizia ha così voluto commentare la cerimonia di mercoledì. Il fondamentale contributo nella lotta alla mafia in una terra bellissima ma oggettivamente difficile come la Sicilia, il suo coraggio, l'impegno disinteressato e l'autentica passione civile che fino alla fine della carriera hanno continuato ad animarne l'operato, trovano oggi ulteriore affermazione con questo prestigioso riconoscimento ufficiale, per cui siamo grati al Ministro dell'Interno che si è fatto portatore della nostra richiesta e al Capo dello Stato che ha ritenuto di accoglierla. Rino Germanà nel 2011 ricevette da Telesud e dalla Camera di Commercio il premio Saturno Trapani che produce, dandoci l'onore di essere con noi per la serata di gala tenutasi a Villazzina.
Il consigliere comunale di Trapani del PD, Enzo Bruscato, interviene su una possibile alleanza del suo partito con l'ex sindaco Fazio in vista delle prossime amministrative del capoluogo. Se non è un'entrata a gamba tesa, poco ci manca. Il riferimento è alla nota data alla stampa nei giorni scorsi da Enzo Abruscato, consigliere comunale trapanese del PD, con la quale lo stesso è voluto intervenire sul dibattito che attualmente vede impegnato il suo partito e che ha al centro una eventuale alleanza alle prossime amministrative con l'ex sindaco Fazio. Sono infatti bastate un paio di paginette, stringate ma ben articolate, per porre una sorta di stop ad una decisione che sembrava ormai irreversibile, godendo dell'imprimatur non solo dei maggiorenti del partito, lanciati a gran ritmo sulle strade dell'allargamento della coalizione, come disegnato da Renzi in campo nazionale, ma anche di esponenti della vecchia guardia volti a riguadagnare posizioni e a evitare l'emarginazione. Niente fuga in avanti, avverte Enzo Abruscato, ma un bel ricorso alla memoria per rispolverare talune differenze che sono emerse nel periodo della sindacatura Fazio e che non possono essere accantonate come se i fatti cui si riferiscono non fossero mai successi. Differenze, ricorda Abruscato, che hanno marcato una netta contrapposizione che non può di botto essere annullata all'insegno di un pacioso scurdamecio passato e di un salvifico abbraccio. Se proprio si vuole aprire ad un percorso comune, chiarisce, questo non può non passare attraverso un confronto che faccia chiarezza sul progetto e sugli obiettivi. Un invito questo che Abruscato rivolge non solo al suo partito, ma anche allo stesso Fazio, in nome di quella chiarezza e di quella trasparenza cui sempre si è richiamato. E per aprire la strada a questo auspicato confronto, Abruscato non manca di ricordare alcuni passaggi politici che hanno marcato quelle differenze e che, ove persistessero, precluderebbero la strada a qualsiasi dialogo. In successione, Abruscato indica eccessiva personalizzazione dell'attività di governo sfociata in alcune vicende giudiziarie, assoluta divergenza sulla politica di gestione dei rifiuti, le scelte, anzi le non scelte, sulle società partecipate, fallimento nella mancata creazione di una strategia turistica, scelta fallimentare dell'attuale sindaco ed abbandono immediato dello stesso a suo destino, mancata concessione cittadinanza onoraria all'ex prefetto Sodano. Tanto quanto basta per evitare pericolose fughe in avanti. Insomma, per Abruscato, niente inciuci e niente trasformismi che rischierebbero di vanificare il significato della competizione elettorale, dove l'obiettivo è sicuramente quello di vincere, ma non certo a qualsiasi costo o condizione. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dato ragione al Comune di San Vito Lo Capo in merito al nuovo regolamento che riguarda l'occupazione del suolo pubblico e l'arredo di bar e ristoranti e dunque ora tutti gli esercizi dovranno adeguarsi alle nuove norme. Questa mattina è stata depositata l'ordinanza emessa ieri che dovrebbe sancire di fatto la conclusione della lunga vertenza sulla materia. Ora è il momento di ritrovare serenità e di guardare avanti, dice il sindaco Matteo Rizzo. Il paese è già entrato nel pieno della stagione turistica, le prospettive sono molto buone, non roviniamo tutto con polemiche che non hanno più motivo di essere. Il nuovo regolamento, dove tra l'altro si prevede che bar e ristoranti all'aperto si dotino di strutture leggere nel periodo estivo, richiudibili in alto nei mesi da ottobre a maggio, è entrato in vigore già alla fine dello scorso mese di marzo, a seguito di una sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso delle associazioni dei commercianti che si erano opposte alle nuove norme. Un primo ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva trovato parziale accoglimento con l'emissione di una ordinanza che aveva sospeso il solo regime transitorio del regolamento impugnato, al fine di scongiurare la decadenza automatica di concessioni non ancora scadute. Una parte, non maggioritaria, degli esercenti interessati si era nuovamente rivolta al CGA, chiedendo comunque la sospensiva del regolamento, e aveva deciso di non adeguarsi in attesa del suo pronunciamento. Con l'ordinanza di ieri 26 maggio, il Supremo Consiglio mette la parola fine sulla querela. Ritenuto che la presente istanza dei ricorrenti parrebbe preordinata, più che all'esecuzione di tale ordinanza, alla modifica in senso ampliativo del suo perimetro applicativo senza che ne ricorrano i presupposti. Il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'istanza, si legge nel documento ufficiale. Il sindaco Rizzo è sicuro che alla fine tutti si renderanno conto che il nuovo regolamento non potrà che rendere più bello e ordinato il paese. Già abbiamo raccolto il parere, grandemente favorevole, dei primi turisti della stagione, dice. San Vito Lo Capo, con il nuovo arredo urbano e una zona a traffico limitato ampliata nello spazio e negli orari, sarà ancora più accogliente e appetibile.
Domani è domenica, l'associazione Salviamo la Colombaia organizza il Colombaia Day, giunto ormai alla sua 9ª edizione. All'ordine del giorno, cosa cambia per la Colombaia alla luce della finanziaria regionale e se ci sono nuove opportunità. Sabato pomeriggio alle 17 alla Lega Navale l'incontro dibattito, domenica mattina imbarco e visita dell'antica Torre Pediade. Diciamo che per ora per noi rappresenta un momento molto 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 duro, perché ad apprendere che la Colombaia possa essere data in concessione a privati per 50 anni, nelle condizioni in cui si trova, ci lascia un po' perplessi, perché noi vorremmo una Colombaia fruibile da parte di tutti, perché il privato giustamente nell'interesse di se stesso potrebbe anche non dare la fruibilità. Dobbiamo combattere affinché questa Colombaia venga data nella possibilità di farla fruire ai cittadini, ai turisti, agli studiosi, perché così solo si può valutare e rivalutare per quanto è possibile. Fa parte della nostra storia, questo non dobbiamo dimenticarlo. La Colombaia continua a essere spenta, l'avevamo vista per qualche mese e poi nuovamente è ritornato nell'oblio. Sì, purtroppo pare che ci siano stati, fra virgolette, degli inghippi di carattere tecnico che è difficile sapere che possano o no essere risolti. Probabilmente mancheranno anche dei fondi per poterlo ripristinare, ma non credo che ci sia bisogno di molto denaro per poterlo ripristinare. Sarebbe stato ancora un fiore all'occhiello della nostra comunità. A Valderice si torna a parlare di strisce blu e a farlo, non certo a caso, sono ancora una volta i consiglieri del gruppo Popolari per Valderice, Giuseppe Parrinello e Giuseppe Martinico. Nel mirino dei due consiglieri comunali le condizioni del traffico, segnatamente del mancato rispetto delle norme sulla sosta, che stanno creando non pochi disagi all'intera cittadinanza. Infatti, secondo Parrinello e Martinico, dalle strisce blu distribuite a tappeto sulle vie principali di Valderice e Bonagia e delle arterie stradali ad esse collegate, si sarebbe passati alla sosta selvaggia. Infatti, dopo la limitatezza del servizio degli accertatori addetti al controllo degli stalli blu, nonostante impegni e promesse dell'amministrazione in ordine al ritorno del servizio al pieno rispetto delle norme contrattuali, non si può non notare come, da parte degli automobilisti, si sia determinato uno stato di totale indisciplina, che confermano appieno i rilievi e le preoccupazioni che a suo tempo vennero mossi dai gruppi di opposizione. Da qui, di fronte alla insostenibilità di siffatta situazione, il gruppo dei Popolari per Valderice torna a chiedere al sindaco Spezia la totale soppressione del servizio e una sua rimodulazione secondo le reali esigenze del territorio, posto che esistono tutte le condizioni, ivi comprese quelle della dotazione del personale, per realizzarla. Organizzato dall'Università di Palermo in collaborazione con l'ARS, l'UNICEF e l'associazione studentesca Unitrapani, si terrà domani mattina nell'Aula Magna del Polo Universitario un importante convegno dal tema Verso una società pluriculturale, l'evoluzione delle forme normative nell'accoglienza dei minori stranieri. Un tema quanto mai attuale e confacente alla realtà che stiamo vivendo. Ad illustrare l'evento l'avvocato Marcello Linares del Foro di Trapani. È un tema attuale quanto delicato. L'uomo da sempre ha combattuto le sue paure innalzando torri, mura e altari. Anche la storia più recente purtroppo ci racconta che di fronte alla paura della diversità l'uomo continua a innalzare delle barriere. Bisogna mettere da parte la paura e cercare di capire, conoscere quali sono gli strumenti a nostra disposizione per adeguarsi e anche comprendere un fenomeno che ormai ha cambiato la sua natura nel corso del tempo, perché non ha più una portata emergenziale, ma sta in qualche modo conferendo alla nostra società un'identità idealmente interculturale. La presenza al convegno di illustri relatori del vicepresidente dell'Assemblea regionale onorevole Lupe e dell'assessore regionale Gucciardi conferma che il tema è di interesse istituzionale, ma che deve essere affrontato anche in piena sinergia con la collettività. Si potrà conoscere il tema da un punto di vista sociologico, culturale, giuridico e anche umanitario, visto la presenza dell'UNICEF. Organizzata dal Liceo Classico di Marsala, si è svolta ieri pomeriggio al Convento del Carmine la rassegna Il Maggio dei Libri, che punta alla rivalutazione della lettura come momento ineludibile per la formazione del pensiero e la circolazione delle idee. La sesta edizione ha proposto ieri la presentazione del libro di Diego Maggio dal titolo Ragioni e sentimenti della Sicilia del vino, scritto dall'avvocato trapanese giunto ormai alla quarta ristampa. Abbiamo intervistato l'autore.
tanto per giocare sulle parole, al Maggio dei Libri, il libro dei Maggio, nel senso che qui c'è la mia famiglia, non una dinastia, una delle tante famiglie, delle migliaia di famiglie legate e costituenti una civiltà. Questa civiltà della vita del vino, di cui spesso si parla a sproposito e senza averla conosciuta e vissuta, in queste pagine ha trovato racconto, tentativo di riproposizione, perché quando anche il mondo cambia, cambia ogni giorno senza chiederci permesso, e quando anche il linguaggio non basta a far rivivere un passato, questo è un delitto, quello che nel frattempo è avvenuto o rischia di accadere, cioè la scomparsa di questa cifra del DNA che sta in ciascuno che nasce in questo promontorio posto nell'estremo occidente dell'isola del sole e del vino. E lì ha trovato posto tutto questo, con un titolo forse wertmulleriano, ma che ha cercato di trasmettere a chi legge, lo hanno letto in tanti. Siamo alla quarta edizione, alla tiratura più estesa, e che nel corso di questi ultimi anni mi ha dato modo di conoscere, oltre che di farmi conoscere, da non siciliani. Al via stamattina all'Hotel Tirreno di Pizzolungo il 12° congresso di gerontologia e geriatria. Dottore Di Bella, 12ª edizione di questi incontri, e credo insomma che c'è da essere soddisfatti, perché ho visto che c'è una platea attenta e interessata. Platea attenta, interessata e anche direi molto qualificata. Abbiamo tutti i primari di pneumologia, di cardiologia, tutti i geriatri siciliani più qualificati, primari di geriatria, cattedratici. Insomma, nella nostra 12ª edizione è sicuramente molto ben riuscita, ottimi auspici di completo successo. Già sono 20 anni che noi facciamo questa esperienza, abbiamo iniziato nel 96 e questa è già la 12ª edizione, a volte coincideva con il congresso di società scientifica, a volte l'abbiamo comunque realizzata indipendentemente da questa, proprio allo scopo di cementare quel processo di identificazione in un gruppo vincente che è quello comunque della medicina geriatrica e dei geriatri. Proprio come diceva il mio amico Mimmo Mogeri, la geriatria è la medicina della complessità, è la medicina della popolazione, a differenza della medicina interna con la quale come dire, viene millantata una forma di equipollenza, in realtà le differenze ci sono e sono sostanziali. E dagli ultimi dati addirittura Istat si è visto che mentre noi prima guadagnavamo nell'ultimo ventennio ogni 3 anni, ogni 2 anni, 3 mesi di vita, invece ora nell'ultimo rapporto Istat si è visto che sia l'uomo che la donna non stanno più allungando la loro vita, la loro speranza di vita. Questo perché? Perché fondamentalmente i nuovi cambiamenti del sistema sanitario e la ridotta prevenzione, che è l'arma più importante, ha fatto sì che i nostri anziani stanno aumentando, come dico io, nonostante la sanità che li assiste, e però molti degli ultimi anni sono veramente di sopravvivenza, più che di vivenza. Nell'ambito delle molteplici attività di carattere socioculturali organizzate dal Comune di Erice si terrà domani la manifestazione Erice Batticuore. L'evento, che vedrà l'apertura dei lavori al mattino presso l'Aula Magna dell'Istituto Trapanese Leonardo da Vinci, che collabora alla sua organizzazione unitamente alla GIEC, gruppo di intervento cardiologico, avrà al centro Erice, città cardioprotetta e le strategie di prevenzione contro una morte improvvisa. Molteplici relatori, cardiologi e medici della nostra provincia che si susseguiranno e cimenteranno nelle tematiche più disparate attinenti l'oggetto. Presenzeranno il prefetto di Trapani Leopoldo Falco, il vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli, il provveditore agli studi Luca Girardi, il dirigente scolastico dell'Istituto Leonardo da Vinci Erasmo Miceli e il sindaco di Erice Giacomo Tranchida. A quest'ultimo il compito di illustrare contenuti e scopi dell'iniziativa. Dice Batticuore è una promessa insieme a un impegno d'amore, di ausilio al Servizio Sanitario Nazionale, la distribuzione capillare nelle scuole, nelle palestre, nei centri sportivi e anche delle parrocchie di defibrillatori.
grazie alla donazione di molti cittadini privati, di Club Service, al finanziamento del comune, una rete cardioprotetta. Sabato mattina presenteremo anche l'app realizzata dai ragazzi di un istituto superiore. La salute delle persone, avere a cuore la salute delle persone e anche dei turisti ci porta a fare questa scelta che, torno a ripetere, è una scelta d'amore ed una scelta di sicurezza anche per chi vuole vivere nella nostra quotidianità. Purtroppo le malattie legate alle disfunzioni del cuore non sono gestibili e talvolta colgono in maniera improvvisa e possono tirar via una vita umana. Riuscire a salvarne anche una credo che sia importante per una comunità. Oggi alle 17.30 nella sede del Lions Club di Trapani, in collaborazione con Amnesty International, verrà presentato il libro Il futuro sarà di tutta l'umanità. Voci dal carcere. Sarà presente il comandante della Polizia Penitenziaria di Trapani, il dottor Giuseppe Romano. Ascoltiamo le interviste. Il Lions e la sezione giovanile, che è il Leo Club, danno come sempre attenzione agli ultimi, agli altri e anche ai meno fortunati di questa società. Tra questi annoveriamo anche quelli che hanno sbagliato, che sono in carcere. E di questo parleranno meglio di me le ragazze, hanno sbagliato, hanno un debito con la società che stanno onorando. E oltre a questo sarà presente il comandante della Guardia Penitenziaria di San Giuliano, perché c'è gente che è al di là delle sbarre, ma è gente che è al di qua delle sbarre, anche se sono reclusi loro malgrado. L'iniziativa nasce con l'idea di presentare alla cittadinanza trapanese un libro dal titolo Il futuro sarà di tutta l'umanità, scritto a quattro mani da Antonella Speciale e Emanuele Verrocchi, che si occupa, è un libro sostanzialmente di testimonianza, denuncia del sistema penitenziario nelle carceri italiane. Gli scrittori sono entrati in contatto con i detenuti e questi hanno raccontato, attraverso degli scritti, quindi delle lettere epistolari con gli scrittori, le loro condizioni. Ed è questo quello che oggi Amnesty fa, si mette alla parte dei detenuti, posto che comunque l'Italia, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha subito una condanna rispetto al sistema penitenziario, che talvolta viola le condizioni dei detenuti. E questo l'abbiamo fatto grazie all'ospitalità del Leo Club e del Lions Club. Oggi abbiamo deciso di fare questa presentazione di questo libro insieme ad Amnesty per mostrare la realtà riguardo le carceri odierne e anche le condizioni dei detenuti all'interno di esse. In questo modo il nostro messaggio è appunto reintegrare attraverso la rieducazione i detenuti, per fare in modo che si facciano parte della nostra società in maniera attiva e che non vengano visti soltanto come uno scarto. E adesso lo sport, il calcio. Ci sono voluti circa 20 minuti per porre fine ai tagliandi rimanenti per la partita che si giocherà martedì sera alle 20.30 al provinciale tra Trapani e Spezia, valevole per la gara di ritorno della semifinale playoff. Però concentriamoci invece sulla gara di andata che si giocherà domani alla Spezia alle 18.30. Di questa partita ovviamente ha parlato oggi Mister Cosmi in conferenza stampa. È chiaro che a questo punto tutte le squadre sanno tanto degli avversari, quindi a volte è un bene, in altri casi è un male, perché poi magari uno si sofferma su alcuni aspetti e poi ne vengono fuori altri, come è normale, logico, in ogni partita di calcio. Quindi noi ho letto una dichiarazione di Mimmo, di Carlo, e sono d'accordo con lui quando, dopo la partita di Cesena, lui ha detto: se noi giochiamo a certi livelli, cioè ha parlato di partita perfetta, è difficile batterci. E lo dico sinceramente, ha ragione, è una di quelle squadre che, se gioca la partita al top delle proprie possibilità, rispetto a altre squadre è meno vulnerabile, perché è una squadra solida, è una squadra che ha fisicità, però anche giocatori rapidi, e quindi è una squadra ovviamente difficile da affrontare, insomma, a prescindere. Quindi le due partite del campionato, o l'avessimo perse, l'avessimo pareggiate, o come è successo l'abbiamo vinte, contano zero, perché Bari aveva vinto Novara e poi ha
perso, quindi cioè, voglio dire, non... lo stesso Spezia aveva perso pesantemente anche in maniera strana, nel senso immeritata a Cesena, leggeva l'andata, poi invece è passato il turno, vedete, quindi che i playoff, come si sa e come ognuno di noi deve sapere, è veramente un appendice a parte del campionato. Noi non è che non siamo garantiti. Se al provinciale ovviamente ci sarà il tutto esaurito per martedì sera, intanto sono tanti i tifosi che raggiungeranno la Spezia domani, fino a questo momento saranno circa 500. A dirigere Spezia Trapani sarà Federico Lapenna della sezione di Roma 1, gli assistenti Marco Citro della sezione di Battipaglia e Giovanni Colella di Padova, il quarto uomo Stefano Bellutti della sezione di Trento. Ci saranno anche gli arbitri addizionali Riccardo Pinzani della sezione di Empoli e Eugenio Battista della sezione di Molfetta. E adesso il basket, continuano i playoff di A2, finisce 97-72 per Brescia, gara 5 contro Tortona, quindi sarà proprio Brescia ad approdare in semifinale contro Scafati. L'altra semifinale è quella tra Treviso e Fortitudo Bologna. Lorenzo Gesonovese e Vincenzo Guaiana dell'Under 16 della Pallacanestro Trapani fino a domenica 29 saranno impegnati nei Giochi delle Isole, evento giovanile che si svolge a Palma di Mallorca in Spagna e che vede competere le isole del Mediterraneo in tante diverse discipline sportive. I nostri ragazzi fanno parte della squadra di basket 3 contro 3 che rappresenta la Sicilia. In bocca al lupo. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti. Alle 21 e alle 23 andrà in onda Seconda Repubblica. Il nostro direttore Rocco Giacomazzi avrà in studio l'ex deputato nazionale Massimo Fundarò, il segretario provinciale del PSI Vita Barbera e l'onorevole Livio Marrocco. E adesso pubblicità per noi, ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Vi aspetto.